nell'aprile 2021 mi è stato possibile individuare il copioso materiale manoscritto, per lo più autografo, di Vincenzo Antonio Petrali, completamente trascurato dagli addetti ai lavori e considerato fino ad allora disperso. Materiale che il figlio Ettore Petrali Cicognara, scomparso nel 1960, vuole lasciare nell'ultima e più consistente delle donazioni alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, quella postuma del 1961. Purtroppo nulla del suo contenuto manoscritto era stato catalogato fino a quel momento, negli ultimi 60 anni. Tutto è nato contestualmente ad una indagine in Fieri sulla riaccezione della musica di Bach in Italia. Dunque è nato dalla volontà di individuare il souvenir di Bach. Dopo una prima infruttuosa ricerca presso il Conservatorio di Pesaro, ho chiesto ai responsabili della Biblioteca Angelo Mai di Bergamo di poter visionare gli atti con cui Ettore Petrali Cicognara aveva lasciato alla stessa biblioteca il materiale paterno. Mi sono subito reso conto che la parte a stampa dell'ultima donazione del 1961 era tutta presente nei cataloghi della biblioteca. Ho dunque insistito perché si compissero sforzi al fine di localizzare l'ingente parte manoscritta, convinto che anche essa fosse ancora presente in biblioteca. Non mi sbagliavo. Quattro faldoni ancora privi di segnature, dunque mai catalogati, sono stati finalmente individuati il 29 aprile del 2021. Ho visionato nei giorni successivi immediatamente l'importantissimo materiale che da allora è presente anche nell'OPAC nazionale. Oltre all'importante rinvenimento della musica d'organo che sarà presentata per la prima volta nella presente edizione, i quattro faldoni rimasti alla famiglia alla morte del principe degli organisti contengono musica per pianoforte a due e quattro mani, produzioni da camera risalenti a varie fasi creative, in particolare gli autografi del quartetto in sol maggiore del 1883, del minuetto per quintetto d'archi dell'anno successivo e della sonata in re maggiore per violino e pianoforte circa del 1885. Il madrigale a quattro voci dedicato ad Angelo Mai, l'elegia sulla tomba del maestro Nini per basso, coro e orchestra dell'81 eseguita in occasione di un concerto dedicato alla memoria del maestro di cappella, l'autografo dell'importante fantasia per organo e orchestra Rimembranze rossiniane eseguita a Pesaro nel marzo del 1887, già pubblicata in edizione moderna secondo la copia tuttora conservata presso il Conservatorio di Pesaro, e moltissima musica per banda. Lavori come il trattato completo di contrappunto e fuga, composto per i suoi allievi e basato sopra i migliori trattati antichi e moderni del 1887, trattato assai elogiato dagli intelligenti, come ebbero a dire fonti dell'epoca, il trattato di armonia con notizie storiche, vere e proprie dispense di storia della musica, i solfeggi per lo studio del canto e la scuola del pedale sono da annoverare tra gli eccellenti esempi della didattica dei conservatori italiani dell'epoca, mentre i partimenti della maturità, il volume giovanile di fughe e partimenti e le fughe per pianoforte di diversi autori, tra cui il maestro Stefano Pavesi, aprono ulteriori campi di indagine nello studio della didattica dell'improvvisazione alla tastiera. Contestualmente ho proceduto alla complessa e travagliata ricostruzione della biblioteca musicale di Vincenzo, fusa insieme a quella di Ettore, che le donò entrambe alla biblioteca, questa volta del Civico Istituto Musicale Donizetti, oggi Politecnico delle Arti Donizetti Carrara. Grazie alla puntuale collaborazione di Fabrizio Capitanio per la parte della biblioteca in Via Arena e di Margherita Marzani per quella conservata tuttora nella sede dell'Istituto in Via Palazzolo a Bergamo. È molto interessante individuare infatti quali volumi a stampa, in particolare di contenuto organistico, fossero in possesso di Vincenzo Antonio. Il mio lavoro di ricerca, contenuto nell'ampia prefazione al volume, in italiano e in inglese, ha portato ad esiti che hanno in diversi casi fatto luce su aspetti biografici finora totalmente ignoti o riportati imprecisamente o erroneamente nei vari articoli e profili biografici che si sono susseguiti fino ad oggi. Certamente l'avvicinamento di Petrali al mondo protestante italiano è elemento degno di nota anche per capirne il percorso artistico dell'ultimo periodo, come vedremo fra poco. Vincenzo Antonio era nato a Crema il 22 gennaio del 1830 da Giuliano, organista e maestro di cappella del Duomo di Crema, e da Ortensia Spinelli, proveniente sempre da una famiglia di musicisti, cantante e zia del virtuoso contrabbassista e compositore Giovanni Bottesini, dunque cugino di Petrali.
di primo grado. Dopo lo studio iniziale del violino, del pianoforte e dell'organo col padre, del partimento del contrappunto con Stefano Pavesi a Crema, dove il giovanissimo Vincenzo fu impiegato come organista nelle chiese dell'ospedale e di San Benedetto, già nel 1847 Vincenzo concluse gli studi a Milano sotto la guida di Antonio Angeleri, per quanto riguarda il pianoforte, allievo di Francesco Pollini, e di Placido Mandanici per la composizione, ambedue docenti al Regio Conservatorio. Già dal 1844 risulta attivo come compositore da cappella. Al 48 risale la datazione di quanto si conserva del primo tentativo di affermarsi come compositore melodrammatico con Manfredi, re di Napoli, finora ritenuto non più esistente in seguito alla distruzione della partitura da parte del compositore sdegnato. Le prove d'orchestra per il Teatro Santa Radegonda di Milano vennero infatti bloccate dall'imperiale regia censura a causa del soggetto politico. Nell'agosto del 1852 Petrali, risultato vincitore del concorso consistente in prove pratiche di improvvisazione e accompagnamento, venne nominato organista della Cattedrale di Cremona, dove venne successivamente incaricato anche della direzione musicale. Vincenzo Antonio, capace di suonare tutti gli strumenti a ottoni, nonché viola, violino, violoncello e contrabbasso, visse presto contrasti con il mondo musicale e i superiori cremonesi, scaturiti probabilmente dalle ripetute assenze dal servizio ecclesiastico per concertare o prendere parte come esecutore in orchestra a rappresentazioni operistiche. Alla fine del giugno 1853 terminava infatti l'incarico cremonese e si trasferiva per la prima volta nella prediletta Bergamo. Grazie all'intensa attività di collaudatore dei celebri organari Serassi, la cui fabbrica si trovava nel palazzo stampa dove vivrà suo figlio Ettore, successivamente e oggi ancora i suoi discendenti, appunto dei Serassi, di Adeodato Bossi Urbani, di Lingiardi, di Inzoli e di molti altri, andò sempre più a consolidarsi in ambito nazionale la fama di veterano dei professori d'organo. Nel carnevale del 1854 al Teatro Sociale di Bergamo venne rappresentata con grande successo la sua seconda opera, Giorgio di Bari, replicata poi a Crema e a Brescia. Intorno al 1855 dovette visitare Vienna, Berlino e altre capitali europee. Durante il carnevale del 1856 Petrali si esibì come contrabbasso al cembalo e maestro concertatore al Teatro Carcano di Milano. Dal medesimo anno diresse la Cappella del Duomo di Brescia fino al 59, quando, recatosi a Catania per collaudare l'organo del convento dei padri minoriti, fu costretto a rimanervi per ben 9 mesi a causa dei disordini politici. Durante la forzata permanenza viaggiò in varie città e compose per Catania l'oratorio Debora, eseguito solamente nel 1880. Per il carnevale del 58 aveva scritto la sua terza opera, Anna di Valenza, destinata al Teatro Carcano di Milano, ancora una volta mai rappresentata per la sopraggiunta morte dell'impresario. Rientrato a Crema per ragioni di famiglia, fu tra il 1860 e il 72 maestro di cappella del Duomo della sua città e direttore della banda cittadina, per la quale si adoperò intensamente a ridurre pezzi celebri d'opera e compose molta musica brillante. Nel 1862 il Conservatorio di Milano decretò l'adozione delle norme generali sul modo di trattare l'organo moderno del suo amico Giambattista Castelli, gerente responsabile della fabbrica dei Serassi di Bergamo, e degli esemplificativi studi per l'organo moderno di Petrali per la formazione degli studenti d'organo. Nel 1864 Petrali terminò il suo quarto ed ultimo melodramma, Maria De Griffi, che andò in scena al Teatro Riccardi di Bergamo. Nell'ottobre del 68 sposò la ventenne Angela Maria Farimosmari, probabilmente un cognome di invenzione, attribuito poiché nata fuori dal matrimonio, ma figlia del sindaco di Crema, Angelo Oltolini, che era un amico di Petrali, di cui prese il cognome solo dopo la morte del padre. Dall'unione nacquero 4 figli, Niobe Ortensia Apollonia, Folco, che è deceduto pochi mesi dopo la nascita, il già menzionato Ettore Vincenzo Cristoforo Folco e Ada Angela Giuseppa. Soffrendo da tempo di febbri di malaria, acuite dal clima cremasco, decise nel 1872 di tornare a Bergamo, la cui aria era favorevole alla sua salute. Assunse l'incarico di organista, poi di maestro di cappella della Cappella di Santa Maria Maggiore. Cominciò ad insegnare nella Pia Scuola Musicale della città, oggi appunto Istituto Musicale Donizetti e da pochi mesi Politecnico delle Arti,
dapprima come maestro di canto, poi in qualità di titolare della scuola di pianoforte, che comprendeva allora anche quella d'organo, e di quella di composizione. Dell'istituto bergamasco, Petrali fu anche direttore interinale tra il 1880 e il 1882. Importante momento per l'avvio della riforma dell'organo italiano fu il collaudo dell'organo realizzato da Giacomo Locatelli di Bergamo, successore dei Serassi, per la chiesa della Consolazione a Genova, progettato in base ai suggerimenti di Pier Costantino Remondini. Petrali, entusiasta della pedaliera all'inglese, che volle provare appena giunto a Bergamo da Canterbury, e la cui copia venne inserita nello strumento genovese, si fece collegare quella originale al suo pianoforte per il piacere di suonare come va quella musica classica, che sulle nostre pedaliere è ineseguibile. Ad intristire il suo secondo periodo bergamasco furono dapprima la perdita della sorella nel 1873, seguita dopo un giorno da quella del figlio, 3 anni più tardi della madre, e nel 1878, prematuramente, la morte della giovane moglie, che lo lasciò solo ad occuparsi dei 3 figli di pochi anni. Nel 1876 Petrali suonò in quartetto a Bergamo e in un giro delle province italiane con Antonio Bazzini, Alfredo Piatti e Giacomo Bignami, eseguendo alla viola lavori di Mendelssohn e Beethoven. Nel 1878 la Società del Quartetto di Bergamo, da lui fondata, si esibì in 2 quartetti di Gaetano Donizetti. Non è al momento possibile stabilire quando e in quale occasione Vincenzo Antonio conobbe la giovane Carolina Cicognara, nata nel 1856 in Alsazia. Era figlia del benestante possidente Carlo Cicognara, un alto militare in carriera di profonda cultura e spirito risorgimentale, professore al Collegio Militare di Milano, che dopo aver molto viaggiato si era stabilito a Bergamo. Carlo aveva sposato nel 1851 presso la Cappellania Anglicana di Napoli una nobildonna irlandese, Susan Warburton, in precedenza allieva a Parigi del pittore Eugène Delacroix, che gli diede 5 figli. La famiglia Cicognara fu molto attiva negli ambienti del protestantesimo riformato in Veneto e poi a Bergamo. Vincenzo aveva già avuto contatti con gli evangelici riformati di Bergamo, allorquando nel 1876 collaudò l'organo costruito da Adeodato Bossi Urbani per il tempio della comunità evangelica riformata, eretto quello stesso anno. Alla fine di giugno 1882, Carlo Pedrotti, primo direttore del neonato liceo musicale Rossini di Pesaro, fece nominare Vincenzo professore di organo e pianoforte con incarico dell'armonia e partimento dell'Istituto Marchigiano. Dall'anno scolastico 1886-87 Petrali tenne anche il corso di istrumentazione per banda. Castelli e molte delle lettere conservate oggi presso gli eredi, le lettere di Castelli sono attualmente presso il lascito, il fondo di Remondini a Genova, e invece molte lettere conservate oggi presso gli eredi, che voglio qui ringraziare per avermi permesso di consultare e di pubblicare tutto il materiale in loro possesso, materiale che servirà ulteriormente al lavoro di ricerca del secondo volume in preparazione, ci informa del fatto che i 3 figli di Petrali vennero accuditi dalla famiglia Cicognara dopo il trasferimento a Pesaro del musicista. I rapporti con i bigotti ambienti cattolici bergamaschi dovettero del tutto incancrenirsi quando Petrali decise di sposare Carolina nel 1883, dapprima civilmente, e il giorno successivo religiosamente, secondo rito protestante, nella chiesa evangelica di Milano, di lì a poco chiesa evangelica valdese. Non è da escludere che la mai ufficializzata nomina di Petrali a direttore della Cappella Musicale di Santa Maria Maggiore, e dunque dell'Istituto Musicale, che ad essa era legato, appunto l'istituto oggi noto come Istituto Donizetti, sia conseguenza della relazione con Carolina. Tra i numerosi fogli sparsi rinvenuti nel fondo della biblioteca MAI si trova un'armonizzazione senza testo di un inno o salmo di chiaro profilo protestantico, a cui segue un breve versetto, un preludio, ovvero un postludio al corale, che sarà pubblicato nella presente collana nel secondo fascicolo. Petrali si avvicinò certamente al sentiero dei cristiani evangelici tramite l'intima frequentazione dell'erudita moglie, che lo assisteva assiduamente durante i pochi anni del loro matrimonio, forse come copista, e grazie alla conoscenza delle lingue, aiutandolo con la traduzione del metodo d'organo di John Steiner e verosimilmente di altri che Remondini gli prestava da Genova.
tra cui la Kunst das Pedalfertig zu spielen di Carl Gottlieb Hering e il Méthode spéciale pour l'exercice du clavier des pédales de l'orgue di Jean-Antoine Blanc. Sostenitrice del primitivo movimento femminista protestante italiano, la giovane si prese cura dei figli di Primo Letto di Vincenzo indirizzandoli al credo riformato. Tramite l'esempio di Carlo Cicognara, il giovane Ettore, musicista formato e compositore a sua volta, intraprese una brillante e decorata carriera militare e continuerà a far parte della comunità evangelica bergamasca. Ettore aveva frequentato il liceo di Pesaro e la classe di pianoforte e solfeggio del bergamasco Alessandro Ferrari Parì. Dai molti dettagli riportati in un necrologio scritto da Ancona e firmato con tutta probabilità dalla moglie del pastore della comunità anconetana, uscito sul periodico protestante L'Italia Evangelica, il giornale che Petrali prediligeva, sembra evincersi che negli anni pesaresi Vincenzo e verosimilmente Ettore abbiano avuto uno stretto rapporto anche con la non lontana comunità riformata di Ancona. L'autore del necrologio ha seguito da vicino i 2 anni di calvario di Petrali, durante i quali la malattia epatica lo costrinse ad una dolorosa prostrazione e a ripetuti interventi chirurgici. Rimasto cattolico soltanto di nome e aborrente da tutti le assurdità e gli errori della sua chiesa, non era caduto come tanti altri, specialmente nella sua sfera, nell'incredulità, ma si era conservato sempre religioso. A sviluppare e dare un retto indirizzo a quel sentimento ebbe grandissima parte la moglie, e sto citando parte del necrologio, che continua dicendo: pochi sapevano quanta fede ingenua e salda riscaldava il suo gran cuore, lo udivamo pregare domandandolo a Dio di dargli forza onde sopportare i suoi dolori, di proteggere la sua famiglia e di ricompensare Carolina delle cure che aveva per lui. Alla sera, anche quando maggiormente soffriva, non voleva andare a letto prima di aver udito la lettura di un capitolo della Bibbia, ed era commovente sentirlo poi ripetere a se stesso le parole di conforto che lo colpivano. Il necrologio descrive positivamente gli aspetti del carattere che spesso lo posero in contrasto con i colleghi e gli ambienti in cui lavorava. L'incapacità di tollerare il compromesso e il malessere che provava a frequentare il mondo musicale, spesso pieno di convenzionalismo, di gelosie, di pettegolezzi e di falsità. Per cui, nauseato da quanto gli toccava vedere, se ne stava lontano, felice nell'intimità della famiglia e di pochi amici. Ancora necrologio. Proprio quelle gelosie e trame che dovettero costargli l'agognata nomina a organista del Duomo e professore d'organo del Conservatorio di Milano. Insieme al collega Giuseppe Arrigo, Petrali avviò il mensile di musica d'organo e sacra Arpa Sacra, stampato a Torino dagli editori Giudice Strada tra l'87 e l'88, nel quale pubblicò una serie di importanti pezzi in cui si sostanziano gli ultimi indirizzi della sua arte organistica, dove la cantabilità dello stile melodrammatico italiano viene fusa con le istanze armoniche e contrapuntistiche transalpine e si evidenzia l'influenza di grandi maestri come Bach, Handel, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, autore individuabile anche nella sua biblioteca personale. Nel 1888 Giuseppe Martucci e Arrigo Boito lo vollero a Bologna a suonare gli organi riformati costruiti per l'esposizione internazionale, eseguendo l'8 luglio il preludio e fuga in Re maggiore di Johann Sebastian Bach e la sua trascrizione per organo solo del concerto Opera 4 numero 6 di Georg Friedrich Händel, che, conservatasi nei faldoni ritrovati, sarà pubblicata nel secondo fascicolo di questa edizione, insieme ad un frammento di trascrizione per organo delle variazioni dalla suite in mi maggiore dello stesso autore, che in un primo momento doveva essere eseguita a Bologna. E con tutta probabilità a Bologna eseguì anche la sonata in sol maggiore presentata in questo primo volume. L'aggravamento della malattia del fegato, che lo costrinse a rientrare negli ultimi tempi a Bergamo, sperando invano nel clima altre volte propizio della città, lo condusse alla repentina morte il 24 novembre 1889 tra le braccia di Carolina. Il vescovo di Bergamo, il cremonese Gaetano Camillo Guindani, suo precedente allievo, non perdonò mai a Vincenzo il matrimonio al di fuori della dottrina cattolica, tanto da negargli i funerali dove avrebbe dovuto prendere parte un ensemble formato da colleghi e allievi dell'istituto in cui aveva insegnato, per eseguire un requiem del direttore Antonio Cagnoni. I musicisti furono costretti a non cantare sopra la salma, pena il licenziamento dagli incarichi nelle liturgie della curia. Le autorità ecclesiastiche tentarono perfino di impedire la sepoltura nel Camposanto di Bergamo, comunque resa possibile grazie alle leggi dello Stato unitario. Il funerale ebbe luogo con il solo rito civile,
con accompagnamento della scuola musicale col maestro Cagnoni, con gli amici ed ammiratori dell'illustre defunto, come ebbe a scrivere una cronaca di quei giorni. La salma di Vincenzo Petrali venne traslata successivamente nella cappella della famiglia di Ettore Petrali Cicognara, nella parte evangelica dell'attuale cimitero di Bergamo, dove si trova ancora oggi. Il primo fascicolo degli inediti per organo riscoperti presenta per la prima volta l'edizione di quattro brani che, se si eccettua la sonata in sol maggiore, sono tutti corredati della registrazione e furono eseguiti da Petrali il 26 luglio 1885 durante il concerto inaugurale dell'organo Locatelli del Liceo Musicale di Pesaro, voluto e progettato dal maestro. Organo dotato di tre manuali di 61 note, una pedaliera di 27 tasti e 68 registri, sistema di trasmissione con leva Barker e consola a terrazza di influenza francese, somieri a vento a doppio scomparto con pressioni differenziate. La sonata in sol maggiore è stata concepita per l'organo Locatelli, ma forse rieseguita sempre durante il concerto all'esposizione bolognese dell'88, come abbiamo già avuto modo di dire, e come ho potuto recentemente dedurre dal materiale consultato presso gli eredi. La centrale e poderosa fuga rappresenta uno dei primi e più estesi esempi di avvicinamento alle modalità dei maestri classici da parte del Petrali, nel periodo precedente alle ultime sperimentazioni pubblicate sull'arpa sacra. Il Souvenir de Bach potrebbe essere stato concepito come un tributo in occasione del bicentenario della nascita del Cantor e costituisce uno dei primi esempi della Bach Renaissance organistica italiana. Il programma di sala riporta Bach Souvenir per organo trascrizione. Il souvenir consiste infatti in una trascrizione parafrasata della sarabanda e della gavotta della sesta suite francese in Mi maggiore. L'aggiunta dell'ornata parte solistica in stile cantabile alla composizione bachiana nella ripetizione della sarabanda, si inserisce in quel genere allora in voga che è nella Méditation sur les premiers préludes de piano de Sébastien Bach di Charles Gounod l'esempio più celebre. Anche l'Allegretto campestre, fantasia per organo, esiste in una seconda copia di Carolina, da lei firmata in quanto proprietaria del manoscritto, ovvero più probabilmente in qualità di copista. Lo stesso vale per la marcia religiosa, che secondo il mio parere denota influenze da una parte verdiane, in particolare l'Ave Maria volgarizzata da Dante, potrebbe essere un riferimento rimasto nelle dita e nella mente dell'abile improvvisatore e in qualche modo nella parte centrale in sol bemolle maggiore, anche l'influenza del Chopin pianistico. Pare piuttosto evidente. I brani del fascicolo autografo presentati in questa sede si caratterizzano per il notevole impegno tecnico e per le dimensioni estese. Come nel caso della marcia religiosa, anche le altre composizioni originali potrebbero essere state utilizzate come materiale didattico della classe di organo pesarese. Desidero infine ringraziare di tutto cuore Anna Catagena Zaremba per il fondamentale supporto durante la preparazione di questa edizione. L'amico Maurizio Tarrini, che ha condiviso con me inedite lettere dell'archivio di Remondini, di cui è il massimo conoscitore, il pronipote di Vincenzo Petrali Guido Mazza De Piccioli e la gentile consorte Maria Teresa Gamba, che mi hanno accolto nella loro splendida dimora, che fu sede della fabbrica Serassi, condividendo con me ricordi familiari e materiali altrimenti non reperibili, tra cui la bella foto di Vincenzo, Carolina e i tre figli, riprodotta nel presente volume. Gabriele Stroppa Nobili, che ha fornito la rara fotografia di Vincenzo Petrali all'organo Locatelli del Liceo Rossini, durante una lezione probabilmente, e altri documenti iconografici pesaresi. La Fondazione Mia di Bergamo, nella persona del suo direttore, l'architetto Giuseppe Pinati, per aver concesso il permesso di utilizzare il ritratto del Petrali dipinto da Cesare Tallone. Ivano Bettin per i preziosi consigli e per tutto l'aiuto editoriale. Alberto Sonzogni, già mio allievo di organo e composizione organistica presso l'Istituto Musicale di Bergamo, dove Vincenzo Petrali ha insegnato per un decennio, per la consueta perizia nella copiatura digitale e nell'impaginazione della parte musicale. Edmondo Filippini e tutto il team di Da Vinci, che ha creduto in questo progetto editoriale e lo ha sostenuto. I tre brani originali, la marcia religiosa dunque, la sonata in sol maggiore e l'allegretto campestre, si possono ascoltare in una recente prima esecuzione concertistica da parte dei miei ottimi studenti di organo e composizione organistica del Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia, Giovanni Tonon, Leonardo Mariotto e Davide Pellissa, ai link che si trovano nella descrizione di questa presentazione. Grazie per l'ascolto.